Finzione o realtà? Ci sono due mondi paralleli, quello italiano e il mondo vero e proprio, quello che si occupa delle cose che davvero avverranno nel futuro. Il Parlamento europeo sta sentendo in questi minuti il signor Zuckerberg, che è il presidente del consiglio di una nazione che è fatta da 2,5 miliardi di persone e che fa un po' come cacchio gli pare a lui. Prende i suoi dati, li gestisce, insomma non c'è bisogno di curriculum. Zuckerberg fa esattamente quello che vuole, poi a un certo punto utilizza i dati, li vende a qualcun altro, fa micromarketing e poi viene interrogato dai parlamentari e sceglie financo lui chi lo può interrogare, perché quando gli hanno chiesto in Europa di venire alla Commissione Europea ha detto no, preferisco il Parlamento. E poi c'è l'Italia, fantastica, quello dei corazzieri, avete presente quelli alti là che stanno in mezzo alla porta quando arrivano Di Maio, Salvini, Berlusconi e chi più ha più ne metta. Il punto è che in questo momento i corazzieri non riaprono la porta e non si riesce a capire che cosa si stia aspettando, perché questo premier Conte, più passano le ore e più verrà impallinato. Prima il curriculum, poi stamina, poi chissà che scopriremo su questo Conte. Il punto fondamentale è che ci sono due mondi paralleli, quelli delle cose che vanno avanti e quelli della politica italiana, per le quali purtroppo è difficile ammetterlo, ma è così, viviamo ancora con gli schemi dell'Ottocento, per cui tutto quanto deve seguire delle liturgie che purtroppo oggi sembrano davvero vecchie. E così Di Maio, alla fine di tutto quanto, riprende quota e siamo là dove abbiamo iniziato esattamente 79 giorni fa. Se a voi sembra normale, a me no.